Siamo sempre all'interno del nostro campus, nei vigneti didattici. Vediamo una fase di allevamento e nello specifico la formazione del fusto per le forme a spalliera. Si vede la potatura fatta lo scorso inverno, la scelta dei germogli partenti che ha dato questi due tralci, il loro diametro e sviluppo è sufficiente per formare il fusto. Quale dei due sceglieremo? Dobbiamo dare continuità al circuito linfatico e rispettare il vigore. Per la continuità del circuito linfatico, vedete la mia mano che sta facendo il percorso partendo dal portinnesto, passando per il punto di innesto. Vedete, ho già trovato il tralcio che rappresenta il nostro futuro tronco o fusto della vite. Dunque l'altro andrà eliminato, anche se è il più dritto, il più verticale, il più vicino al tutore. Ma non conta la verticalità, conta la scelta del tralcio che è sul cammino della linfa. Dunque vado ad eliminare questo tralcio che è il più verticale. Posso fare un taglio radendo le corone in modo tale che non germoglino. Rifilo la porzione di secco lasciata lo scorso inverno per ridurre l'effetto del cono di disseccamento e vado a determinare la lunghezza in funzione dell'altezza del filo di banchina, che in questo caso è questo. Dunque poto proprio a livello del filo di banchina, pulisco dai vitici e ho scelto il mio futuro fusto. Andrà poi evidentemente legato sul tutore, facendo attenzione a non rovinare le gemme durante la fase di legatura. Yeah,